spazio, evidentemente una cosa non senza senso. No, hai fatto ho perso. Jimmy, dai, per favore, cioè stiamo facendo tardi. Crepa, Jimmy, crepa. Credo che per un attimo abbia preso fuoco. Ha preso fuoco Jimmy, ragazzi. Purtroppo è successo. Tu e le motoslitte avete un grande feeling. Infatti l'abbandono lì. Allora, il punto di questa missione, quella che abbiamo... Ma come la stai guidando? Oh, sai che ballerina? Sai dove tu devi ballare? Ho rovinato la sigla, Andy? Ho rovinato la sigla! Fermo, Andy no audio. Devi riattivare il microfono. Sono io, dicevo. Tadan! Eccoci qua. Io ho rovinato la sigla, però tu ti sei dimenticato di riattivare il microfono. Oggi va così. Va così. No, dicevamo di Drive Club Bikes, che avete già letto la recensione del nostro Francesco Serino sulle pagine di Every Eye, che ha criticato un po' il modello fisico, che è molto semplicistico, è un gioco nel quale è quasi impossibile cadere dalla moto a meno che non ci si schianti proprio concretamente. Dall'altra parte però questo non va confuso con un gioco semplice, perché in realtà non lo è, così come non lo era insomma l'offerta originale di Drive Club. Il gioco è presente in due versioni, quindi lo potete acquistare se avete già Drive Club per circa 15 euro, mentre invece per chi non ha mai acquistato Drive Club si può acquistare il pacchetto completo, adesso credo a 19,90 mi pare. No, aspetta, non è esattamente così. Si può prendere Drive Club Bikes a 19,90 e c'è solo Drive Club Bikes, che è un titolo stand-alone. Okay. Esatto. Se hai già Drive Club ti fanno lo sconto di 5 euro. Okay, lo so che sul PSN i nomi sono messi male, c'è scritto un bundle che farebbe presupporre appunto una vendita abbinata di due prodotti, ma non è così. Ok, perfetto, quindi era semplicemente un tranello del PSN. Esatto. Dunque, chiaramente una volta installato, nel caso si possegga già la versione originale, vedete c'è la scelta tra moto e macchina in pratica adesso, quindi sono proprio comunque due esperienze separate. Ogni gara può essere corsa con un particolare modello di moto e va detto che un'altra delle cose che Francesco Serino aveva criticato nella sua recensione era proprio la scarsa differenziazione tra un modello e l'altro di moto, che effettivamente va detto, è un po' così. Per il resto chiaramente l'esperienza cambia notevolmente, i tracciati non sono cambiati, sono quelli che già si conoscono da Drive Club, però diciamo che guidarli in moto è tutta un'altra esperienza. Vediamo un po' come va. Io ho fatto. Quindi i contenuti che sono stati messi sono proprio sul pacchetto di moto. Si corre sugli stessi tracciati, non c'è nessuna pista nuova. Esatto. Ora, okay. Io ho fatto due giri di pista fino adesso, quindi non è che abbia grandissima dimestichezza, però vabbè, okay. Diventa una specie di blind run e vediamo un po' come va. Chiedono se nella sigla è possibile inserire la volta in cui Fra ha ricordato come è fatta l'India. Non mi ricordo, era una live di Destiny, dovrei... Ma secondo me era una live ubriaca di GTA. Ah, era quella ubriaca di GTA, ok. Secondo me era sì, può darsi. Insomma, bisogna andare a scartabellare un po' tra le repliche, non è facile, però prometto di provarci appena ho un po' di tempo, prometto assolutamente. Dicevamo, in quei due giri di pista che ho fatto, poi adesso magari maturo anche delle impressioni più nette giocando ora in diretta, nei due giri di pista che ho fatto effettivamente si riscontra quello che Francesco diceva in recensione, insomma è vero che
a prescindere da quanto aggressivamente si prendono le curve o da quanto poco si parzializzi il gas, da quella moto non si cade neanche per scherzo. Semmai appunto può capitare di fare degli errori importanti sul circuito, andarsi a schiantare, e allora a quel punto in realtà lo schianto non si vede, cioè anche qui c'è un po' una paraculata, perché viene fuori una schermata con il logo di Drive Club e ci si ritrova in pista, diciamo, quindi così si sono risparmiati eventuali critiche sulle collisioni, mettiamola un po' così, le hanno bypassate. Questo non vuol dire che, come dicevamo prima, il gioco sia semplice, sta facendo la prima gara che sembra stia andando piuttosto bene per il momento, però in generale, insomma, prima ho provato una gara di quelle sul tempo senza altri concorrenti in pista, e prima di imbroccare, insomma, il tempo migliore ci ho messo i 3-4 giri, quindi come sempre Drive Club sa rivelarsi impegnativo, ma questo valeva anche per la controparte con le macchine. È rimasto un tacco. C'è Dombia che dice: l'audio è orribile. Com'è il suono dei motori, le campionature? Non è bellissimo. Non è eccezionale. No, non è bellissimo. Per usare un sottile eufemismo. Sai cosa? È un po' sporco. Ecco, non è bello pulito. È un po' fracassoso, come se avessero sovrapposto un tot di tracce audio e poi ne viene fuori una roba un po' impastata. Fracassoso secondo me si può coniare ufficialmente. Fracassoso. sì, decisamente non ha una natura bella pulita, insomma. Ok. Certo, da una parte il fatto di eliminare, insomma, le cadute e quant'altro ti rende il gioco accessibile all'inizio, e poi ti lascia concentrarti, insomma, su altre cose come la sfida con gli altri piloti, che comunque paiono fare dei tempi belli solidi, quindi il livello di sfida rimane intatto e via dicendo. Io presumo che chi in generale ha apprezzato, insomma, finora Drive Club per l'esperienza che offre, non ci sono motivi per cui non dovrebbe, cioè dovrebbe trovare dei difetti in questa controparte con le moto, perché la filosofia è rimasta assolutamente la stessa. Allora, mi dicono che c'è un po' di eco da parte mia e non so come mai. Non ne ho la più pallida idea, nemmeno io. E poi un paio di domande chiede Luca se è presente in una visuale in prima persona, e Pillacchio invece chiede se c'è un'opzione che permette di togliere le gocce di pioggia dalla visuale. Non credo proprio che ci sia l'opzione per togliere le gocce di pioggia dalla visuale. Qui tra l'altro stiamo facendo, se non ho capito male, una modalità dove bisogna fare evoluzioni, credo di aver capito. Sì, credo proprio di sì. Ah, ok, sì. Sì, dovrebbe essere la controparte, leggevo nella review di Francesco, della gara di Garapate. Qui invece bisogna fare le penne e le impennate al contrario, quindi devi fermare gli stoppi. Ok, perfetto, sì, chiarissimo. Sì, non mi pare neanche tutto sommato difficilissimo equilibrarsi tra impennate e stoppi, onestamente, quindi mi sembra abbastanza. Vediamo. Sì, beh, comunque ciò nonostante fare il punteggio alto, cioè arrivare all'oro, un po' di impegno lo richiede. Insomma, ho fatto un primo tentativo, mi sono beccato il bronzo direttamente. Chiaramente ci sono delle zone dove fare certe acrobazie valgono di più. Esatto, nel punto specifico, quindi insomma anche questo ti richiede un po' più di concentrazione sicuramente. Qua invece torniamo in una gara classica proprio. Mi sembra sempre appunto che ci sia soltanto Andy, mi dicono che ti si sente un po' piano. Ok, d'accordo, strano. Mi sembra sempre che ci sia comunque una sola moto per gara, quindi non mi pare che sia possibile scegliere, mi pare che sia preassegnato. Dal punto di vista grafico, beh, insomma, lo sappiamo che il gioco ha un comparto grafico molto 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 buono, addirittura eccellente. Le condizioni climatiche variabili le abbiamo viste anche in azione nella gara precedente, e sono, insomma, aggiungono qualcosa sia all'esperienza grafica sia un pochino alla guidabilità, anche se mi sembra che con le moto questo si senta meno, devo dire, rispetto alle macchine. Cioè comunque con le macchine la guida sul bagnato era abbastanza netta la differenza, con le moto mi pare che sia un po' meno avvertibile.
E in generale, vabbè, poi il lavoro sulle texture in generale, effettistica, illuminazione, quello è rimasto quello ottimo. I drive club, sì, ma i modelli, ok, i modelli delle moto comunque sono ben fatti. Ecco, un po' meno buoni invece i modelli del pilota e delle animazioni del pilota, onestamente, non sono bellissimi, insomma, non se ne sono visti di migliori, ecco, nei giochi di moto, non sono eccezionali, non sono neanche terribili, insomma, è un po' una via di mezzo. Ci chiede God's Dome se è stabile sul fronte della fluidità. Mi pare proprio di sì, non mi è parso finora di vedere grossi cali, okay. Quindi da questo punto di vista, insomma, direi positivo. Intanto colgo l'occasione per salutare tutti quelli che ci stanno seguendo in chat e magari anche chi ci segue in replica. Se fosse quest'ultimo il caso, sappiate che appunto noi andiamo in diretta quasi tutti i giorni sul nostro canale Twitch, www.twitch.tv/ebreiit senza il puntino. Ci chiede Ovidio da Pad quante moto ci sono. Non ne ho la più pallida idea, non so se Francesco nella sua recensione aveva dato questo dato, io avendo giocato appunto poco non ne ho proprio la minima idea. Vediamo se riesco a trovare la lista delle moto. Non eccezionale. Diciamo, ora io so che sul forum si è scatenata una l'ira funesta degli appassionati che hanno visto in questo 7.5 che gli ha dato Francesco una cosa troppo punitiva. Sicuramente il gioco, l'espansione DLC non costa molto, insomma, anzi 14,90 per chi abbia già Dark Club è sicuramente un'ottima offerta, però sia a livello contenutistico poi che a livello di gameplay, rifinitura del gameplay, diciamo, si poteva fare di più, come scriveva Francesco. È certo che si tratta di un'esperienza che amplia quella di un gioco pensato per essere un gioco di guida su quattro ruote, e quindi magari ben venga, soprattutto in un contesto in cui i titoli dedicati all'appassionato delle due ruote non sono moltissimi. Però ecco, non è che si può portare come esempio di titolo stratosferico o contenuto aggiuntivo stratosferico. Mi sembra che un po' di morigeratezza nella valutazione fosse opportuna. Sì, sono d'accordo, soprattutto ecco, è proprio l'appiattimento che adesso devo dire sto notando facendo un po' di gare, è l'appiattimento tra i modelli di moto, che è proprio tanto, sembra quasi che non ci sia nessuna differenza tra guidare una moto e l'altra, e onestamente non è proprio il massimo. Track 90 chiede se si può cadere dalla moto, abbiamo già risposto, in verità no, cioè comunque si prenda la curva si resta inchiodati sulla moto e non si scivola nemmeno di lato, si può sbattere a tutta velocità lungo, cioè su un cordolo, su un muro, da qualche parte, però non si vede l'incidente, si viene riportato in pista dopo aver visualizzato il logo di Drive Club. Un paio di domande ci chiedono... un po' c'è Fabio Frez, chiede quando YouTube Gaming arriverà in Italia, avrà, continuerà su Twitch o si sposterà? Io penso che continueremo su Twitch, perché YouTube Gaming ci ha molto ritardo, ha alcune cose molto positive come la possibilità di stoppare la diretta e poi riprenderla direttamente, ma ha anche tanto ritardo, si parla quasi di un minuto di ritardo che rende l'interazione con l'utenza abbastanza problematica, e visto che le dirette le facciamo appunto per parlare con voi, rispondere alle vostre domande, farci una chiacchierata insieme, passare un pomeriggio insieme, qualche ora del pomeriggio insieme, ci piace uno strumento più immediato come quello che Twitch sta offrendo al momento. Ci chiedono anche quali sono le dirette in programma per la settimana. Domani non lo so, non possiamo farvi vedere Battleborn, come vi avevamo detto, perché purtroppo nelle condizioni di licenza c'è specificato che è vietato fare live streaming e fare live capture dei filmati, però invece venerdì andrei magari di far vedere Call of Duty, giusto Andy? Sì, molto arriva? Volentieri, molto volentieri. Ok, il nuovo Call of Duty. Nel frattempo ho fatto una prova a tempo che è andata buona la prima.
Ok, c'è la visuale dal cruscotto, tra virgolette, che è ad Sì Alberto che c'è, Lucchesi? adesso faccio vedere le visuali, se mi ritorna in mente qual è il tasto per cambiarle, vabbè, facciamo, lo trovo in diretta. Non me lo ricordo assolutamente. Eccolo qua, perfetto, eccola qua, visuale del cruscotto. Ah, che porca vacca, sulla modalità delle acrobazie, però forse non è il caso. Facciamo che lo facciamo vedere nella prossima gara, che se no non capisco minimamente quello che faccio. Infatti, prestazione terribile. Forse il bronzo ce l'ho fatta. No, neanche. Zero, manco una stella proprio. Cioè, la riproviamo con la visuale esterna. Anzi, facciamo una gara con la visuale interna, cercando di sopravvivere. Trofeo di Norvegia. Ah, ecco qua che posso scegliere tra due moto. Ok, in questo caso è la prima volta che ci dà una scelta tra una e l'altra. La R1 o la KTM RC8. No, questa qua proviamo a spararcela tutta con visuale in prima persona, proprio il disagio. Anzi, sono due le visuali in prima persona. Una è proprio è pulita e l'altra simula la presenza del casco, in un certo senso. Già la morte subito alla prima curva. Allora, ci chiede Kraus se faremo una live su WWE 2K16. Il gioco lo sta recensendo il nostro Sergio. Quindi bisognerebbe chiedere a lui. Non so Esatto. se vuoi metterti d'accordo, Ma Andy, nei io prossimi sicuramente, giorni. se Sergio è disponibile, guarda, più che volentieri, non vedo perché no, tanto lui si è sistemato Però, con la connessione. sai che la visuale in prima persona un po' mettizia? Beh, molto bella, È è bella, molto molto eh? È bella. bella. Non è la prima volta che si vede in un gioco di moto, ma è molto No, bella. vabbè, ovviamente, però mi sembra fatta bene, restituisce un bel senso di velocità, poi io la vedo indifferita qua su Twitch, quindi immagino che giocata dal vivo sia abbastanza entusiasmante. Lo è, sono stati bravi anche a bilanciare un po' l'oscillazione della telecamera virtuale, che in alcuni giochi è un po' esasperata. Qui invece sono riusciti a bilanciarla bene in modo che non ti venga eccessivamente la nausea. Sì, oddio, secondo me se giochi 2 ore così ti esplode il cervello. Sì, proprio Con completamente. Oculus, così con Oculus Porca Rift. vacca, ragazzi. Ah, No, quel non voglio neanche Morpheus. immaginarlo, non voglio neanche immaginarlo la faccia che hai dopo che hai finito. Tra l'altro, il nostro Sergio ha provato Drive Club con PlayStation VR a Ah. Parigi e ne ha scritto un piccolo pezzettino che trovate. Non so se c'è Davide in chat, vi chiederei di andare a recuperarlo e postarlo in chat. Poi è Se no, vado io fantastico, a ecco, quello recuperarlo. vabbè, si ritorna dalla versione con le macchine, insomma, le gare in notturna con l'illuminazione dinamica quando ti avvicini al veicolo davanti a te e vedi, insomma, l'illuminazione dinamica in azione, cioè, fa sempre un effetto bellissimo, Sì, bellissimo. però queste collisioni proprio Le collisioni sono l'infarto, terribili. eh. Sì, Niente, sono terribili. tremendo. Dombia chiede, scusate, ok, hanno messo un gioco di moto per Drive Club, però a questo punto non conviene prendere Ride. Allora, se sei appassionato di moto e se vuoi un'esperienza motorista, cioè dedicata al mondo delle due ruote a 360 gradi, sicuramente Ride ti può offrire qualcosa di più. Questo è un DLC con cui il team di sviluppo fa anche una piccola sorpresa alla sua utenza, insomma. Fra l'altro sono diversi anche i prezzi perché anche a volerlo comprare come titolo stand alone costa appunto solo Esatto. 19,90 euro. Quindi è un bel pacchetto e insomma, se uno non, non sente il bisogno di una completezza eccezionale in termini di contenuti e vuole qualcosa di leggero e dal feeling molto, molto arcade, allora può darsi. Ovviamente Ride è tutta un'altra cosa a livello di completezza del pacchetto. Wasteland 2, sono previste live? Mi ha incuriosito molto il gioco, dice Passerotto, perché mi hanno detto che è fatto dai programmatori di Fallout originale. Allora, non l'avevamo messa in conto una live di Wasteland 2, anche perché il gioco è riuscito in versione console, ma insomma è un po' vecchiotto e ne abbiamo fatta una di Wasteland 2, mi sembra che la fece il Todd proprio al tempo dell'uscita. Quindi se vuoi dare un'occhiata, magari ti consiglio anche di andare a cercare fra le repliche.
che lo troverai di sicuro. Questa volta gara sotto la pioggia battente che è già spettacolare proprio sin dalla griglia di partenza, devo dire. Pronanni chiede sfere in una nube diretta su COD, una specie di COD Day, perché quest'anno mi incuriosisce abbastanza. Andy, tu hai carta bianca per fare tutto quello che vuoi fare su COD. Venerdì la recensione arriverà. Allora, da domani possiamo farvi vedere qualche filmato. Vi faremo vedere un po' di multiplayer, ma anche delle cose carine, delle modalità extra, fra cui una sorpresa. Che non è quella di Dead Ops, sì, Dead Ops Arcade, perché è già stata linkata oggi, però ci sarà un'altra sorpresa piccolina. Da dopodomani arriverà la recensione, vi dico quando, se ne trovo, che sto scrivendo esattamente in questo momento. Dunque, vediamo se trovo l'embargo. Venerdì 6 novembre alle 6 del mattino. Ok, perfetto, perfetto. Nel frattempo questa gara credo che sia finora la più spettacolare graficamente che abbiamo visto. C'è la pioggia e poi La il sole neve che è filtrata dagli impazzendola. Ah, alberi, c'è cioè una vabbè. quantità di effetti proprio incredibile. Senti, se ti scontri violentemente con gli avversari, si cade? Mi pare proprio di no, anche quello non Ok. succede, cioè la caduta è prevista, la caduta che poi non vediamo, però viene suggerita, diciamo, è prevista solo con lo scenario. Finora non mi... ecco, ne abbiamo vista una adesso, guarda. Ok. Le moto si rovinano con le collisioni? No. No. Comunque, ritornando prima... Grazie Vai. intanto Mirror Fate che ci ha linkato l'articolo di Sergio sulla realtà virtuale, è esattamente quello lì. Ritornando prima, faccio vedere l'altra visuale dall'interno, intanto quella con la simulazione anche del casco che ho fatta anche un po' più i suoni, proprio dando l'impressione di essere veramente sulla moto. Ritornando al discorso di prima che si faceva relativamente a Ride di Milestone, sì, credo anche che sia proprio una filosofia di gioco completamente diversa. È vero che Ride non è un titolo simulativo, però di sicuro ha una fisica nettamente più rigorosa di quella di Drive Club Bikes, quindi volutamente anche, quindi è proprio un'esperienza diversa. Chiaro che, ahia, che botta. È chiaro che qui si tratta di un'esperienza che si fa padroneggiare, diciamo, almeno inizialmente con più facilità. Poi man mano il livello di sfida aumenta e ti impegna anche Drive Club Bikes, però in maniera differente, non so come dire. Poi chiaramente, esatto, dipende un po' da quello che uno cerca. In Ride ci sono anche molti, molti modelli di moto e lì la differenziazione tra le moto invece è molto netta e percepibile, quindi insomma sono proprio due filosofie quasi, quasi opposte, direi. Allora, ci chiedono se faccio io la recensione di Fallout. Era prevista previsto che la facessi io, anche se domani parto per Los Angeles per andare a BlizzCon. Mi sarei portato dietro la console per giocare anche in trasferta. Purtroppo, però, Tomb Raider mi ha preso più tempo del previsto. L'ho finito oggi, sto scrivendo contemporaneamente due review, che una è quella di Tomb Raider e l'altra è quella di Call of Duty. Non ce la faccio quindi a dare a Fallout il tempo che meriterebbe, e quindi ci aiuta come sempre il buon Sergio che lo sta giocando da tempo e leggerete la sua review. Qui intanto stiamo continuando il nostro campionato di Norvegia, credo che sia la terza gara, che finora ha regalato delle visuali pazzesche, anche questa qua con la vallata e la nebbia a bordo pista, è veramente, non so, no, sulla caratterizzazione degli scenari veramente c'è un lavoro pazzesco. Per quanto riguarda se avete giocato un po' di giochi di moto, qui la sensazione è immediatamente differente rispetto a quella a cui siamo abituati. Insomma, se avete giocato qualche Superbike, qualche MotoGP, piuttosto che altri titoli di genere, sicuramente sarete abituati ad esempio a fare molta attenzione
con le moto in uscita di curva, ad esempio con il gas, no? Quella che si chiama parzializzazione, che insomma, se apri il gas improvvisamente in uscita di curva, di solito ti ritrovi con il culo per terra. In Drive Club Bikes questo non esiste, cioè esci dalla curva con il gas a manetta e non cambia assolutamente nulla. Anzi, sei costretto quasi a farlo, perché altrimenti ti superano gli altri. Mammons mi dice che camicia un po' sottotono, e ragazzi, non è che posso tenere altre una camicia al giorno, poi lo stipendio se ne va via così. Beh, oddio, sottotono, sottotono. Beh, sottotono, cioè, dai, forse. Ha un suo perché. Ha un suo perché, ok, grazie, Andy, grazie, mi difendi sempre. C'è qualche tipo di danno solo visivo, solo meccanico? No, Pronanni, proprio non ci sono danni di nessun genere. Esatto, esatto, per farla breve, non ci sono danni di nessun tipo, zero proprio. L'unica penalità appunto che si ha nel momento in cui si va a sbattere è quella di perdere qualche secondo intanto che c'è la schermata di respawn, che comunque non è poi così penalizzante come avete visto adesso, perché insomma ero primo, mi sono schiantato e sono ancora primo sostanzialmente, quindi non è poi... Sì, poi c'è quell'animazione con le gambe aperte, si fa che fare due passettini per darsi la slancia, è terribile. Allora, Dombia non è convinto di questo Drive Club, dice che potevano mettere altre auto, è come se Gran Turismo mettesse le moto, non ha senso. Mi dà l'idea di avere la difficoltà al minimo in modo da non cadere mai. Beh, sicuramente, insomma, non è un prodotto che accontenta tutti. Allora, domanda, è possibile che cose come fisica migliorata e danni vengano introdotte con aggiornamenti del DLC? Allora, con le patch, tecnicamente potrebbero far tutto, insomma, ci sono viste patch di 18 GB, però non mi sembra proprio che sia questa la finalità del prodotto, che... mi sembra voler essere una cosa molto molto leggera, molto arcade, disimpegnata per fare magari qualche sequenza, sessione di gioco diversa dal solito, ma senza voler simulare in maniera troppo coerente o specifica il comportamento vero delle due ruote. Esatto, sì, sono d'accordo, la vedo un po' difficile. Mi sembra che sia un... comunque, nel senso, si apprezza l'idea inaspettata, anche se vogliamo, si apprezza lo sforzo e si apprezza comunque un risultato che appunto con dei compromessi sulla credibilità però impegni e diverte. Aspettarsi che da qui loro vogliano introdurre degli aspetti più tra virgolettato simulativi, come potrebbe essere ad esempio un modello dei danni, una fisica più rigorosa, ecco, non credo, proprio perché non è questo lo scopo di questo gioco, insomma. Ascolta, la possibilità di mettere le marce manuale oppure c'è solo automatico? Non lo so, non ne ho idea, adesso controlliamo. Prova a controllare e facciamo vedere. Come fisica di gioco, chiede Mirror Fade, tra Drive Club, Bikes e Ride? Beh, Ride l'abbiamo già detto, non è spiccatamente simulativo, ma è sicuramente più realistico in sì, tante cose. Assolutamente, assolutamente. Anche nella differenziazione tra le moto e penso anche nella reazione delle moto sui vari tipi di terreno, quando si mette la ruota fuori. Qua mi sembra molto molto leggera la cosa. In Ride ci sono anche le gommature che poi determinano un'aderenza diversa, o sbaglio? Non mi ricordo, sì. Ci dovrebbero essere. C'è tutto il comparto. Ecco, poi tra l'altro non bisogna dimenticare in Ride il comparto upgrade, che anche quello insomma ha una sua importanza a livello così di esperienza di gioco, mettiamola così. Dovrei aver messo le marce manuali, però non ho controllato dove le ho impostate. Aspetta un attimo, così facciamo un tentativo con le marce manuali. Comandi, configurazione tasti, vediamo un po', marcia superiore, tasto triangolo, no, assolutamente. Cloud chiede, ciao ragazzi, che dite, dopo Drive Club possiamo sperare in un nuovo MotorStorm? Ma io segretamente ci spero tanto, a me MotorStorm è una saga che comunque ha regalato grandi soddisfazioni. Sì, sì, perché... magari, ecco, Drive Club penso che
abbia un ruolo fondamentale nella strategia di Sony e anche sia importante per il team di sviluppo che continuerà, penso, ad aggiornarlo con altri DLC e update costanti e continui. Tuttavia, immagino che adesso che insomma il grosso c'è, possa farlo una parte del team e magari una seconda parte possa tornare ad altri progetti. Io ci spero tanto in un arcade un po' più cazzone come Motorstorm. Sì, trovo che Cazzone nel sia. senso buono, era proprio è una cosa di atmosfere, di distruttibilità ambientale, insomma, una cosa un po' così. Ma diciamo che secondo me ci sono delle chance che prima o poi, insomma, nel grande ritorno che caratterizza sempre. Ma anch'io metto sempre le cose nel momento sbagliato, le marce manuali quando devo fare le acrobazie. Che palle, preferivo farlo con quelle automatiche. Niente, la sfiga proprio. Ok, no vabbè, ce la sto facendo lo stesso, dai. Sì, sicuramente le marce manuali non sono male in moto per, insomma, dare un po' di più la sensazione di guida, trovo. Sicuramente aggiungono quel qualcosina di più. Senza contare, tra l'altro, ad esempio, nella modalità d'acrobazia, ti danno più controllo, perché nel momento in cui devi fare un'impennata, scalare la marcia è fondamentale, quindi probabilmente, prendendo un po' la mano nell'acrobazia, le marce manuali hanno ancora più senso. C'è la KTM R8 come moto. Allora, drive. Sì, l'ho usata prima. Ok. Oh, che ha KTM due. RC8R. Sì, c'è. Esatto. Gara con marce manuali. Ci chiede Pronanni inoltre se è possibile vedere velocemente tutte le moto introdotte. Non so se c'è un menu che permette di fare questa Vi cosa. lascio comunque un link per la lista completa, sono solo 12. Ho messo il link in chat. Elmacico, ciao ragazzi, ciao, benvenuto. Vectorized, ragazzi, come trovate la campionatura dei motori? Fracassona, Lo dicevamo prima. abbiamo detto. No, non era No, fracassona. com'era? Orca vacca, me lo Fra sono. cazzo, abbiamo perso su Fracassosa? questo vocabolo. Fracassosa, bravo. Fracassosa. Bravo. Sì, diciamo, insomma, per spiegarci, visto che magari si è perso il discorso che facevamo prima, è un po' impastata, ecco, non ha dei suoni belli puliti e belli definiti, ma è un po' impastata, ecco, non, insomma, in generale. Non un po' le censure per la campionatura del motore, decisamente. Sì, confermo che le marce manuali aggiungono, insomma, non poco al piacere di guida. A volte si fanno, cioè chiaramente sfruttando l'aderenza aumentata rispetto alla realtà, si fanno dei fuoripista veramente criminosi. Eh sì, Allucinanti. abbastanza. C'è la penalità in Drive Clubs, cioè se si esagera col taglio della curva c'è una penalità anche abbastanza bastarda, perché comunque ti mette un limitatore alla velocità che dura non poco, non poco. Quindi bisogna stare attenti, però c'è sempre un angolino che si può, insomma, L'avevo visto questa penalità, pensavo che ti aggiungesse dei secondi, invece ti limita la velocità. Sì, è un limitatore, Ok, quindi è ok. ancora più netto, insomma. Vectorize, non ti preoccupare, fai pure le domande, che se sei arrivato dopo, tanto insomma, abbiamo un'altra mezz'oretta e quindi possiamo rispondere volentieri. Se poi la risposta è troppo lunga, magari a quel punto sì, ti consiglio di vedere la replica, però insomma, nel caso si tratti di una questione a cui possiamo rispondere velocemente, lo facciamo più che volentieri. Se mettevano la possibilità di dare calci e pugni come in Road Rush era tutto molto più figo. Sono d'accordo anch'io. Sono d'accordo anch'io. Tappeo. Ciao ragazzi, questo gioco è. Che cosa ridi? Tappeo non ti ricorda nulla? No. Tu non sai la storia di Tappeo, Francesco? No, Non io non lo sai. so. La Non storia. lo Allora ti dovrò spiegare la storia di Tappeo. È so. nato Ok. a Lucca, Tappeo. Cazzo, vabbè.
Ciao ragazzi, questo gioco è più un arcade o un simulativo? No, è arcade, Assolutamente, totalmente, completamente arcade. disperatamente arcade. Intanto ti citano dalla live di ieri, la console war è anni 90. E ha rotto i coglioni, perché la È frase rotto i intera, coglioni, sì. volendo fare una quote intera, era è anni 90 e ha rotto i coglioni. Sì, ma guarda, potete quotarmi Cioè, il ovunque su nostro questo. in realtà è un po' cioè un po' Inception, perché Andrea porta EveryEye che ti quota, si sì, autoquota, cioè è Ma proprio mio questa roba. Dio, non si capisce più niente, non si capisce più niente. Si può far cadere Marquez, ci fosse Con i calci e Marquez. pugni che dicevamo prima, sicuramente si riusciva. Senti, allora, il nostro negoziatore chiede: ragazzi, un vostro parere personale, lo consigliereste? Se è piaciuto Drive Club, sì. Come prodotto standalone, cioè se uno non ha giocato Drive Club e si sta chiedendo se varrebbe la pena di prendere questo Drive Club Bikes, è chiaro che tutto deve passare per la questione quanto si è disposti a rinunciare alla credibilità, ecco, perché è chiaro che come esperienza di guida di moto, cioè credibilità Sembra zero. un trailer, Andy, sembra un trailer di un film d'azione. Cosa sei disposto a perdere per quello che ami? Con tu che ti butti in ginocchio, no! La Platoon, insomma. No, niente, questo per dire che, ecco, non è minimamente un'esperienza credibile. Questo non vuol dire che non sia divertente, però è chiaro che se uno magari ha un po' la passione per le moto, ha giocato un po' di giochi simulativi di moto, qui deve aspettarsi una cosa totalmente differente, cioè una specie di outrun con le moto, cioè la guidabilità è proprio la cosa più semplice e leggera che uno si possa immaginare. Poi che nei tracciati, i tracciati comunque abbiano un'impostazione abbastanza tecnica per via delle curve che sono disegnate molto bene e il fatto che l'intelligenza artificiale o comunque i tempi degli avversari ti mettano di fronte a delle sfide in ogni caso non da trascurare, questo è un altro discorso, assolutamente, ed è sempre valido. Però non credibile, ecco, non credibile come fisica. Quindi se uno storce il naso di fronte ad una fisica non credibile, questo non è il gioco per lui. Altrimenti, se ci Okay. passa sopra, ci si può anche divertire, il prezzo è contenuto, quindi. Va bene, allora ci sono gare notturna? Sì, le abbiamo viste. Ah, probabilmente qualcuno che è entrato dopo, ne abbiamo anche Sì. vista una. Ci sono, e come esattamente come nella controparte con le macchine, presentano una realizzazione grafica top proprio. Va bene, allora, Cloud, Francesco, dimmi che ci sarà il remake di Final Fantasy VII alla PlayStation Experience, dimmelo. Io la vedo difficilotta. Sì. Prima dell'anno prossimo, secondo me, non si vedrà materiale in game. Poi Bassarotto dice: io negli anni 90 ero lì a fare la console war mentre voi eravate ancora a pompare il latte. No, c'ero anch'io a fare la console war negli anni 90, ero piccolino. Cioè. Ma sì, ma c'eravamo tutti. Il problema è che poi siamo Sì. cresciuti. Ho Esatto. la fortuna. Domanda off topic: cogliamo l'occasione per fare un mega raduno e sfondarci di alcol alla vostra prossima uscita pubblica in qualche evento fiera? Volentierissimo. Stiamo preparando, insomma, io spero che il prossimo anno veda un po' la redazione di EveryEye in giro per l'Italia. Ci piacerebbe fare il Comic Con a Napoli, ma anche a Romix, le due edizioni del Romix. Sicuramente l'anno prossimo, impegni permettendo, perché quest'anno è stato veramente un delirio. Cercheremo di essere con un piccolo stand anche alla Games Week, quindi insomma non mancheranno, le occasioni. Oh, super pioggia, mi sa, eh. Super pioggia nella prossima gara. Super pioggia, visuale in prima persona e marce manuali. Qualcuno vuole spegnermi delle sigarette in testa per rendere la cosa più difficile? Senti, il multiplayer com'è strutturato? Non lo so, andiamo a scoprirlo. Non so, probabilmente Francesco nella recensione aveva affrontato la cosa, io ancora non l'ho testato. Madonna, non si vede una mazza. Vabbè, oh. Non si vede una mazza. Ma come si fa? Ah, qui è, cioè, è proprio impossibile. Oh, non so, sto andando più o meno senza vedere quello che sto facendo. Mamma mia, ma. Cioè, questo è proprio il livello di difficoltà finale, devastante, totale. Non si vede nulla.
Pure la penalità curva, grazie. Manco si è vista la curva. Cioè, non ho capito neanche di averla tagliata. Vabbè, questa mi sa che è da giocare con la visuale esterna, a meno che uno proprio non sia un masochista pazzo. Come del resto sono in questo momento. Taffo chiede come mai non veniamo più al Games Week. In realtà l'abbiamo fatta tutti gli anni, questo è il primo anno che non abbiamo lo stand, perché l'abbiamo sempre avuto. L'anno scorso avevamo una programmazione di dirette fin troppo fitta. Sì. E sì, avevamo sbagliato qualcosa. Quest'anno era un problema logistico proprio fra Games Week di Parigi, review event di Call of Duty, viaggi dall'altra parte del mondo e recensioni da scrivere, non ce l'abbiamo proprio fatta. Sì, decisamente è stato un anno in cui si sono accavallate tutta una serie di cose, insomma, in più rispetto agli anni precedenti, di sicuro. In questo periodo autunnale è stato veramente impegnativo. Ci raggiunge anche Rocky, ciao Andrea, ciao. Rick 90 chiede di un God of War 4, pensate che potrebbe essere, che ne dite? Pensate che potrebbe esserci la PlayStation Experience? Oddio, hanno annunciato i lavori sul prodotto, se deve arrivare un annuncio grosso, direi che ormai è rimasto quello e poco altro, perché David Cage ha già annunciato, il Guerrilla l'ha annunciato, sicuramente nel caso in cui Naughty Dog stia sviluppando altri prodotti se ne parlerà dopo Uncharted 4, quindi se deve arrivare un annuncio grosso probabilmente quello è l'unico plausibile, almeno fra gli studi interni, dico. Certo. Mirror Fate, si può spostare il corpo in avanti con la testa in giù? Ci si può covacciare? No, quello non si può fare. Diciamo che l'analogico sinistro serve per distribuire il peso per impennare o per fare lo stoppi, però no, in realtà poi okay. Mettersi in carena, quello non c'è. È arrivato anche il nostro Yuri. Panic o panic, non si sa bene Yuri, quale in chat due. Ti dico solo che c'è Tappeo, comunque so che sarai contento di sapere questa cosa. Vector Eyes, ma il Comic Con di Napoli Ebrei non c'è mica mai stata? No, non ci siamo mai stati, ma nemmeno il Romix con la presenza ufficiale, ma vediamo di rimediare, insomma. Sarebbe bello. Yuri ci racconta che sta investendo sul nuovo PC, appena è pronto ripartiamo con le live a cannone. Bene, perché ci manca anche One Man Army, anche qui sul canale di Ebrei. Sì, decisamente, l'assenza è stata sentita, ecco, mettiamola così. Tosta, le prove a tempo comunque trovo che siano sempre la sfida più, insomma, netta di questo di Drive Club, ma anche con le macchine, sono sempre state belle impegnative. Io mi sa che dopo questa non me ne vogliate, ma disattivo questa visuale interna perché la mia sopportazione sta arrivando veramente al limite e potrei iniziare a sanguinare dal naso. Beh, però sarebbe un bel momento e poi avremo un altro riquadretto per la sigla. Ah, ecco, il momento in cui sanguinai dal naso giocando a Drive Club Bikes. Allora, Rocky, mi sono appena connesso, mi scuso se hanno già chiesto. Puoi chiedere a Andy com'è il feeling di guida? Sì, allora, ne abbiamo parlato molto in questi minuti, 40 minuti. È completamente arcade, tant'è che appunto in curva non si può cadere dalla moto e nemmeno nell'impatto con gli avversari si può cadere dalla moto. Ci sono degli incidenti che possono essere fatti con gli elementi dello scenario, ma nemmeno vengono visualizzati. Sicuramente è un feeling per nulla simulativo, è un prodotto leggero che vuole funzionare da passatempo e alternativa un po' diversa dal solito per chi ha acquistato soprattutto per chi ha acquistato Drive Club, anche se ricordiamo può essere giocato come stand alone. Esatto, allora mi manca una stellina per sbloccare l'evento successivo, quindi ritento una delle gare per prendere almeno una stella extra. Yuri, no, non si può streamare Battleborn, quindi magari se ci sono ancora Todd o Morlu in chat, ecco, Overwatch potrebbe essere
un degno sostituto. L'abbiamo già streamato, ma possiamo, visto che arriva anche a breve, un articolo del Todd sui nuovi personaggi, le nuove mappe, un articolo magari un po' più tecnico, potremmo tornare a streamarlo, anche perché ho come l'idea che sarà uno dei grandi protagonisti e della BlizzCon che sta arrivando e a cui noi andremo e della prossima stagione. Allora, vediamo se riesco su questa. Questa è un pochino più impegnativa. Bisogna fare 9.800 punti per la seconda stella. Vediamo un attimo. Ok, la velocità l'ho presa. E lo stop in Yuri, mezzo. Yuri, te la sto cercando la chiave, ma tranquillo che appena ce l'ho te la giro. Non è Tentativo. facilissimo, Cioè che faccio un altro tentativo. Ce l'avevo quasi fatto. Oh, che nata di merda, mamma mia. Dai, 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 dai. No. Porca vacca. Sì, 10.000, fatto. Dai. Adesso dovremmo avere anche la stella che mancava. Non sono male le prove di abilità, quelle impennate, stoppi, eccetera, eccetera. Non sono Sì, lo male. scriveva Francesco nella review che sono una bella introduzione. Sì, molto semplici, ma comunque divertenti. Yuri se ne va, ciao Yuri, a Ciao Yuri. presto. Ci spostiamo in India, quindi gli Alla sfondi dovrebbero fine Andy, ti essere stai figli. divertendo a giocarci, si chiede Sef? Sì, io lo trovo divertente, nel senso, sì, tralasciando un po' le sensazioni di guida che... Ma siamo in India? Sì, Siamo in India? vuoi Ma ti spiegarmi come è ricordi come è fatta l'India? fatta? Sì, io me lo ricordo. Molto bene. Molto molto bene. Ho proprio un ricordo preciso della forma. Va bene, È me ne sono vero. accorto solo ora, è bellissimo. Devo andarla a ritrovare quella cosa, assolutamente. Devo andarla a ritrovare. E quella fu clamorosa. Allora, mi chiedo Mino da Pad se mi piace il nuovo Need for Speed. Non mi ci sono avvicinato perché sto giocando. Avevo iniziato Fallout, ho giocato Tomb Raider, sono andato a recensire Call of Duty. Non ho avuto modo di dedicargli il tempo che merita. Ho smesso anche di giocare a Destiny in questo periodo, ragazzi. Quindi rigorosamente solo quello che devo recensire per un po'. Poi da metà novembre, smaltite le grosse produzioni, allora recupero un po' di roba, però Need for Speed non l'ho proprio visto, nemmeno Assassin's Creed ho visto, c'ho qui la promo, ma non gli ho dato lo spazio che merita. Anche se mi dicono essere un bel capitolo, veramente un bel capitolo. In India ci sono i coriandoli comunque, non so perché, ma ogni tanto passi e ci sono in giro dei coriandoli. Sì, è vero, mi avevano fatto anche la GIF dell'India. Dell'India? Ah! Me Sì. l'ero persa. Non so se riesco a recuperare un po' la prestazione iniziale terrificante. Madonna, se non mi ammazzo. Ah, qui sono agguerriti di brutto comunque. Beh, giustamente stiamo andando avanti con le gare, quindi esattamente come succedeva in Drive Club, insomma, è prevedibile che ci sia un aumento un po' dell'aggressività dell'IA e della difficoltà in generale.
Dopo magari tentiamo una gara online prima di chiudere, cioè in chiusura direi, finita questa, che tanto è quasi completata. Sì, poi abbiamo un'altra decina di minuti, anche perché io devo poi tornare a corsa a finire la review di Call of Duty. Così domani parto, ve la lascio. Potete fare la video review. Senti, quando è la conferenza di apertura del BlizzCon? Del BlizzCon? Sì. Allora, è sabato. Ok. Venerdì 6 alle, mi sembra, 11 del mattino, quindi qua saranno le 20 del pomeriggio. Ok, perfetto. Una cosa del genere. Sì, infatti io credo che raggiungerò Blizzard Italia, che come fa tutti gli anni ci ha invitato a vederla. Sì, sì, al bar. In streaming, esatto. Esattamente, solo che non mi ricordavo più il giorno e l'orario. Venerdì sera, vediamo se riesco a trovarti l'orario esatto. Allora, completata anche questa garetta con successo, vediamo un attimo l'online. È alle 8 p.m. Ah, però giustamente lui mi butta dentro al successivo evento, ma noi lo abbandoniamo. Ci chiede Seth se è visibile online. Mi sa che serve il biglietto. Sì, almeno se è come gli anni scorsi si paga per vederlo online. Mi pare gli anni scorsi una cinquantina di dollari. Vediamo, perché allora il sistema multigiocatore Drive Club lo conoscete, ci si iscrive tra virgolette agli eventi, però poi deve entrare qualcuno, se non entra nessuno sarà difficile. Che sì, ti confermo, BlizzCon 2015 Opening Ceremony will take place 11 a.m. Ok. 11 a.m., quindi 9 ore di differenza, 8 di sera. Perfetto. Vi lascio anche la schedule se qualcuno la volesse, la lascio qua, e gli orari sono già quelli italiani. Beh, insomma, ci si aspetta, vabbè, ci sarà sicuramente tanto spazio per Overwatch perché è la prossima cosa super importante di Blizzard, poi boh, vediamo insomma. Magari... No, ci sono dei panel interessanti, fra cui, uno spazio dedicato anche all'espansione di World of Warcraft, quindi a Legion, il futuro di StarCraft 2, il futuro di Hearthstone, nuovi contenuti per Reaper of Souls, e qui quella mi aspetto che sia la conferenza forse un po' più sottotono di tutti, a meno che non annunciano una nuova espansione per Diablo, mi sa che se vogliono continuare a spremere Reaper of Souls ormai continueranno a parlare proprio allo zoccolo duro, e poi sì, Overwatch, what's new? Non è così improbabile però la nuova espansione di Diablo, non so. No, non è così improbabile, però allora poi cambierà probabilmente il titolo della conferenza, perché qui vedo venerdì Blood and Treasure, new content features for Reaper of Souls, quindi insomma. Più che altro senza un annuncio rischia di essere, cioè insomma, il BlizzCon lo si associa sempre almeno ad un annuncio anche piccolino come potrebbe essere quello di un'espansione. Certo. Quindi speriamo... Allora, scusate se è già stato chiesto, chiede Taffo, quando la recensione di Fallout, per che piattaforma lo state provando? La recensione di Fallout arriva lunedì, adesso vi dico anche l'orario, lo stiamo provando su PlayStation 4, Fallout, Sergio, dunque. Novembre, sì, 9 novembre, quindi lunedì, alle 2 del pomeriggio. Ok, perfetto, direi chiarissimo. Io nel frattempo ho fatto una partenza di merda perché mi sono dimenticato che avevo le marce manuali e quindi stavo fermo. E quindi sì, in prima sgasando okay. Come un tamarro e senza muovermi. È stata una grandissima idea. Senti, Fra, ci farai un video on the road o qualcosa di simile al BlizzCon? Ci provo. Ce n'è anche uno che arriverà nelle prossime settimane, quello legato al mio viaggio in Sudafrica, dove mangio dei coccodrilli e faccio altre stranezze. È un video, sì, è un video in cui vi prometto di farvi vedere tante cose, poi non vi faccio vedere niente, però le racconto, perché sul set non si poteva riprendere,
Ho provato ad andare a vedere i pinguini, ma è cominciato a piovere, i pinguini si sono nascosti, è successo veramente di tutto. Però vi racconto un po' Cape Town, vi racconto un po' in Sudafrica e che cosa ho visto in Secondo me quei i pinguini giorni. hanno saputo che fine avevano fatto i coccodrilli e quindi hanno deciso di Si cambiare sono aria. Hanno visto spaventati. una camicia a fiori e hanno detto: vabbè, ragazzi, mi sa che è tempo Oh, di ragazzi, ho migrare. mangiato il facocero anche ed è stato meraviglioso. Meraviglioso. Il buon Pumba. Esatto. No, dai, cazzo, detto così mi fa tristezza. Sì, che i pinguini in Sudafrica risalgono dal polo sud, immagino, e arrivano fino lì. O magari è una balla che raccontano i turisti, perché tu con i tuoi occhi non li hai No, ho visti. visto delle foto, ho visto delle foto di pinguini. Ah, però, sì, no, ma no, da fonti attendibili. Pronanni chiede se ero in Sudafrica con Crick. No, Johnny Crick c'è stato una settimana prima perché le attività erano un po' diverse. Però abbiamo fatto la stessa cosa, sì. Cioè siamo andati per lo stesso motivo. Mirror Fate, la Recia di Tomb Raider arriva lunedì. Sì, anche quel. No, sì, il 9, sì. La Recia di Tomb Raider arriva il 9. La Recia di Call of Duty arriva venerdì, invece, Ah, nel frattempo stai facendo una gara online, in tutto questo mi sembrava giusto sottolinearlo. È una delle garette a squadre, quindi 3 contro 3, e poi credo che il sì. punteggio Andrea finale. Desmo 16 fa una domanda molto precisa, Vai. i freni sono congiunti o separati? Sono congiunti. Sono congiunti, e tra l'altro separarli con questo stile di guida onestamente non servirebbe proprio a una ceppa per rispondere in maniera altrettanto tecnica. Sì, è specificatamente quello il termine tecnico da No, diciamo che utilizzare. sono stile di guida talmente arcade non cambierebbe molto la sostanza delle cose. Morlu, sono arrivato in chiusura, ma cuori viola lo stesso per voi. Cuori viola a tutti, spam di cuori viola. Cuori viola. Mi sa che i miei compagni di squadra non mi hanno molto aiutato. No, addirittura uno se n'è andato fuori dalle palle. No, decisamente non mi hanno aiutato molto. No, non voglio salvare il replay, grazie. Ma perché stai salvando il replay? Ho detto Bene, il comparto online comunque funziona liscissimo, eh? Cioè dal punto di vista del netcode, fluidità, eccetera, eccetera, è proprio super fluido. Bene, io direi che possiamo passare alla fase in cui se qualcuno ha ancora delle domande possiamo rispondere, però insomma a livello di gameplay direi che abbiamo fatto vedere praticamente tutto, dall'online Sì. alla componente contro l'intelligenza artificiale, mi ha fatto vedere un po' di modelli di moto diverse, un po' di ambientazioni, direi che più o meno quello che offre Drive Club Bikes l'abbiamo sviscerato abbastanza bene, quindi non so se sono rimaste delle domande a cui rispondere. Mi sembra di no, mi sembra di no. Ok. Pronani chiede quanto sarà possibile sapere per cosa eravate a Cape Town? Eravamo in visita sul set del nuovo film di Resident Evil, possiamo dirlo già da adesso. Non possiamo raccontare quello che abbiamo visto, non possiamo divulgare niente, ma insomma, eravamo lì per quello. Ok. Ragazzi, grazie mille, siete stati tantissimi. Sulle prossime live. Abbiamo, no, vabbè, insomma, abbiamo detto COD sicuramente farà parte della programmazione delle dirette. Battleborn è in pausa perché non c'è possibile mostrarlo in streaming. Però, insomma, ci sono, sicuramente COD sarà protagonista di una diretta abbastanza corposa nei prossimi giorni. Per il resto, tenete sempre d'occhio la home di EveryEye alla mattina, perché, insomma, se dovessimo annunciare qualcosa in corsa, tra virgolette, sicuramente quello sarà il luogo dove trovare l'annuncio. Va bene. Sì, direi che abbiamo risposto a tutto. Grazie ancora per averci seguito fin qua. Grazie per le domande, per gli interventi in chat. E nel caso in cui ci stiate vedendo in replica, vi ricordiamo che tutte le dirette sono sul canale Twitch di everyeye.it. Esatto, grazie a tutti ragazzi, buona serata. Ciao. Ciao ciao!